Ciao a tutti e bentornati per un nuovo video qui su Apple Caffè. Il 24 settembre abbiamo ricevuto in anteprima in Italia il nuovo iPhone 6. Voglio farvi vedere come si configura l'iPhone non come nuovo dispositivo, ma partendo da un backup precedentemente fatto su iCloud. Innanzitutto prendiamo il nostro bel nuovo iPhone, che giustamente all'inizio ci saluta perché è molto educato. Ecco qua. Andiamo dunque a scorrere per configurare. Subito ci viene chiesto se vogliamo accedere con un nostro account Apple esistente. Nel nostro caso sì, perché vogliamo configurare da un nostro precedente backup di iCloud, quindi si presume che noi abbiamo un account Apple. Immetterò i dati di questo account. Devo dire intanto che è veramente comodo scrivere su questa tastiera, e la posizione della mano rispetto allo schermo è veramente più comoda che mai. Ho dato gli estremi del mio account, quindi noi vogliamo configurarlo non da zero ma come iPhone già esistente, prendendo i suoi dati da un precedente backup di iCloud, quindi si presume che noi abbiamo tutti i nostri dati, compreso l'account di iCloud. Vado quindi a dire ripristina da backup di iCloud, in modo da non trovarmi con un iPhone completamente vuoto, ma trovare l'esatto contenuto che avevo registrato in precedenza nei backup fatti sul mio precedente iPhone. Do il comando ripristina da backup di iCloud. Fatto questo mi chiede i dati di accesso al mio account di iCloud, qui che io andrò subito ad inserire. Ecco fatto, vado a successivo, mi chiede di accettare i soliti termini e condizioni, dico accetta, e adesso dobbiamo solo attendere che venga configurata la nostra identità di iCloud su questo iPhone. Ci vuole qualche minuto di attesa. Fatto ciò, ci chiede di scegliere il backup. Se noi siamo sicuri che il backup più recente che abbiamo fatto è quello più completo, andiamo a scegliere la data di oggi. Altrimenti scegliamo i backup precedenti. Possiamo anche andare a selezionare mostra tutti i backup, come potete vedere da qui. Scegliendo mostra tutti i backup andiamo a vedere tutti i backup precedenti e scegliamo quello della data che consideriamo contenga tutte le informazioni che desideriamo riportare nel nuovo iPhone. Io vado a scegliere il backup di oggi. Mi viene richiesta la password anche dell'account dello store Apple, nel caso l'iscrizione sia diversa da quella di iCloud. In questo caso, nel mio caso, è diversa e quindi vado a dare i miei dati. Perché viene chiesta la password anche dello store? Perché abbiamo scaricato delle applicazioni che devono andare a essere riportate nel nuovo iPhone e quindi deve essere abilitato con il permesso giusto a farlo. Adesso c'è una lunga fase di attesa, lunga a seconda di quanto veloce è la nostra rete, perché vengono comunque recuperati i dati dai server Apple per poter configurare il nuovo iPhone. Chiaramente, se non ve la sentite di aspettare così tanto, potete sempre scegliere di collegare il vostro dispositivo ad iTunes ed effettuare il ripristino da backup in questa maniera. E a questo punto in diretta insieme a voi vedremo se tutto è andato in porto. Facciamo uno slide. Ci viene chiesto il PIN della nostra SIM. Ci viene di nuovo chiesta per conferma la password dell'account di iCloud su cui era posizionato il nostro backup. Vengono messe le impostazioni di iCloud che il vecchio iPhone aveva già effettuato, e ora ci viene richiesto di configurare il Touch ID. Come funziona la configurazione del Touch ID? ci viene prima richiesto di posizionare una delle nostre dita posizionandola sul tasto Home. Io partirei dal pollice, che è quello che si usa di più sul tasto Home. Io lo sto sollevando e riposizionando più volte. Ci viene chiesto di regolare la presa, cioè il modo in cui noi siamo soliti tenere l'iPhone. In questo modo dobbiamo più volte sollevare e riposizionare il dito. In questa maniera, una volta che l'impronta viene riconosciuta, possiamo iniziare a usare l'iPhone sbloccandolo con la nostra impronta, in questo caso il nostro pollice. Il fatto di aver configurato in questo modo la prima volta l'iPhone 6 non significa che poi in futuro non possiate modificare questa impostazione. Basta andare nelle impostazioni relative al Touch ID che si trovano nelle impostazioni di iPhone. Ci viene poi richiesto se questo stesso Touch ID, questo stesso sistema di sicurezza registrato con questa impronta, vogliamo usarlo anche per dare le conferme degli acquisti su App Store. Io penso che questa sia una cosa molto comoda, al posto di registrare continuamente la password, quindi andiamo a dire di sì. Dopodiché c'è questo nuovo tipo di configurazione, cioè lo zoom dello schermo. Si può decidere se la modalità della visualizzazione su iPhone sia con zoom e quindi testo e controlli avranno dimensioni maggiori, mentre standard è l'ideale per la visualizzazione di default degli elementi sullo schermo, cioè quindi se voi avete magari problemi di vista potete selezionare la visualizzazione con zoom, altrimenti potete mantenere la visualizzazione standard. Questa modalità comunque può essere cambiata, modificata in qualsiasi istante che desideriamo. Vado a successivo e mi viene dato il benvenuto su iPhone. Ecco qua, iniziamo. Ed eccoci. C'è un momento di transizione in cui devono essere ripristinati i vari file multimediali e le impostazioni di iMessage, quindi devono essere ancora scaricate tutte le nostre applicazioni, però questo è finalmente il nostro agognato nuovo e bellissimo e grande iPhone 6. Noi vi invitiamo a mettere un bel mi piace nel nostro riquadro di YouTube e anche ad iscrivervi al nostro canale Apple Caffè Official. Basterà cliccare più o meno sulla mia testa, è gratis, non costa niente a voi e vuol dire tanto per noi. Iscrivetevi al nostro canale, avrete tutte le informazioni che vi servono per migliorare la vostra confidenza con i prodotti Apple e magari parteciperete anche alle nostre dirette, speriamo siano sempre più divertenti e utili per voi. E visto che siamo nella fase immediatamente successiva al primo rilascio del nuovo sistema operativo iOS 8, vi lasciamo dei riferimenti per trovare facilmente delle guide che vi possano orientare nell'uso del nuovo sistema operativo iOS 8 e anche il link per il live del nostro primo unboxing di iPhone 6. Trovate tutto cliccando nei riquadrini che vi appariranno adesso qui. Ecco qui accanto a me, vari pulsantini, vari video. Cliccateci. Seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook Apple Caffè e su Twitter, ma soprattutto nel nostro caro, amatissimo blog applecaffe.net. Al prossimo video. Ciao!